Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, IcrivatoDranuel su YouTube e Luculus Game su Twitch e questo è il secondo episodio con la carriera del Cagliari Calcio. Questo episodio è un extra, non è l'episodio numero 2 canonico che vi sareste aspettati. Non vi faccio il semplice riassunto del mercato estivo e non vi faccio vedere le prime due partite perché all'ultimo ho pensato, perché non fare qualcosa di diverso? Fare sì il mercato, però cercare di lasciare un minimo di spazio per quelli che saranno i vostri consigli. Voglio da voi qualche consiglio di mercato per completare la rosa. Chiaramente non posso spendere tantissimi soldi perché, come vi farò vedere, ho già impegnato il bilancio, però qualcosa che costi sotto i 10 milioni, uno o due acquisti ancora, li possiamo fare, dai calcoli che mi sono fatto, e voglio vostri consigli, soprattutto in difesa, voglio un ulteriore difensore centrale perché dobbiamo provare qualche volta anche la difesa a 3. Essendo un episodio extra, non so se riuscirò a mantenere la pubblicazione alle 14 su YouTube, perché questo episodio lo sto registrando di mattina, perché mi è venuto di appunto strutturarlo così all'ultimo, però dal terzo episodio in poi vi confermo, usciranno sempre alle 14. In questo modo posso anche farvi vedere come faccio io le trattative, sia quando parlo con la squadra da cui voglio prendere il giocatore, sia quando poi tratto materialmente col giocatore, perché quest'anno qualcosa è cambiato, non bisogna stabilire solo uno status all'interno della rosa per il profilo che dobbiamo acquistare, ma gli dobbiamo promettere chiaramente anche uno sviluppo futuro, se magari un giocatore giovane all'inizio accetterà anche di giocare poco, ma poi anno dopo anno vorrà comunque maggiori sicurezze, come giusto che sia e com'è anche nella realtà. Quindi farò un'offerta a uno dei ragazzi che mi avete scritto, mi avete segnalato nei commenti del primo episodio, perché Luculus ascolta i feedback e quest'anno voglio maggiore interazione tra di noi. Sempre in questa schermata potete anche visualizzare quella che è la prestazione numerica che ci ha affibbiato la dirigenza in base a questo inizio di stagione, dove abbiamo acquistato alcuni giocatori ed è su questi punti che loro ci hanno affibbiato questo valore numerico. E nello specifico al presidente non quadra il prezzo pagato per Pellegri, Sigurdsson e Vignato, ma vi dimostrerò che sono prezzi assolutamente di favore, perché l'abbiamo pagati veramente poco rispetto a quello che già varranno tra qualche mese, prima ancora che finirà la stagione, perché sono tutti fenomeni quelli che ho preso, ma attendo anche quelli che mi direte voi da acquistare. In alto a destra, come potete vedere, ci sono già alcune amichevoli giocate e andiamo a vedere questo calendario. Potete già verificare che noi abbiamo vinto la prima competizione dell'anno, anche se è una mera onorificenza di cartone, perché la Luculus Cup ancora non esiste, però potrebbe essere interessante come competition. La Luculus Cup si può organizzare come mini campionato estivo, potete anche organizzare campionati diversi, amichevoli varie, vi consiglio di fare qualche amichevole, ma di giocarle soprattutto in casa, perché se le giocate in casa chiaramente incassate denaro utile per il mercato. Ho cercato di invitare team stranieri con reputazione più alta della mia, almeno secondo il gioco e almeno all'inizio. Stoccarda, Tenerife e Kaiserslautern, forse questo l'ho pronunciato persino bene. E l'altra partita che abbiamo giocato è un'amichevole con l'Atletico Madrid. Non le ho giocate io queste amichevoli, le ha fatte il mio secondo, sfruttando però quello che è il mio modulo, quel 4-3-3 di cui vi ho già accennato qualcosa nell'episodio precedente, ma che potete scaricare anche da internet, perché è una tattica buona che ho realizzato per FM19, ma che vale anche su FM20, perché, come vi ho già accennato nell'episodio precedente, non è cambiato nulla per quanto riguarda la costruzione delle tattiche. Parliamo del profilo allenatore, perché non vi ho detto nulla nello scorso episodio, ma se andiamo sul profilo potete vedere che possiamo cominciare il corso di patentino, perché non sono partito con il massimo valore nel patentino. Vediamo quindi qual è il nostro profilo. Le caratteristiche di allenamento sulla sinistra riguardano la capacità di un allenatore di poter essere impiegato come preparatore durante le sessioni di allenamento e quindi contribuire attraverso le sue conoscenze alla crescita dei giocatori più giovani, e le qualità mentali invece incidono non sull'allenamento dei giocatori ma sul rapporto con i giocatori e con la dirigenza. Vediamo nello specifico. Ho messo valori bassissimi in attacco, difesa, forma fisica e quelle che sono le caratteristiche utili per allenare i portieri. Perché? Perché chiaramente il portiere lo alleno con i due allenatori dei portieri che avrò in rosa, lo staff lo sto ancora completando, la forma fisica chiaramente la lascio fare al preparatore atletico e
difesa e attacco li faccio curare ai collaboratori tecnici. Io invece posso essere utilizzato in maniera efficace nell'allenamento del possesso palla tattico e tecnico. Ricordatevi che psicologia in realtà non è la psicologia come concetto italiano, ma riguarda l'allenamento del possesso. E vi faccio vedere, se noi andiamo su allenamento e poi andiamo su preparatori e su modifica incarichi, potete verificare che tutti i membri dello staff chiaramente sono occupati in un determinato ruolo. Io come allenatore posso effettivamente allenare il possesso in tattica e tecnica con discreti valori perché sono abile in questo. Quindi per chi vuole approfondire, vi rimando al video realizzato l'anno scorso, guida tutorial ai preparatori e allo staff tecnico, perché vale esattamente quanto detto allora anche quest'anno con FM20. Poi, se dovesse essere aggiunta qualcosa in sede ufficiale di Day One, perché chiaramente ora stiamo giocando alla beta, FM20 uscirà in maniera definitiva solo il 19 novembre, allora faremo anche un video aggiornato. Per il momento vale questo. Come potete vedere non è cambiato nulla. Se mi sposto un attimino qua, vedete responsabilità preparatore per quanto riguarda il gioco attuale, responsabilità preparatore c'è scritto anche nel video, e come potete vedere sulla sinistra ci sono sempre le persone e in alto vedete sempre le tipologie di allenamento che sono rimaste le stesse, ovvero è rimasto sempre portiere, difesa, difesa, attacco, attacco, possesso, possesso, forma fisica, forma fisica. Non è cambiato assolutamente nulla. Se le caratteristiche tecniche incidevano materialmente nell'allenamento, quelle mentali incidono nel rapporto con giocatori e dirigenza. Vediamole nello specifico. Motivazione serve a spronare di più, avere un maggiore effetto sui giocatori quando cerchiamo di stimolarli con le riunioni dello spogliatoio e con i discorsi alla squadra. La gestione dello spogliatoio ci serve a mantenere il polso del nostro spogliatoio, mentre disciplina serve ad avere meno grane quando un giocatore si lamenta perché gioca poco, perché vuole un nuovo contratto, e quindi quando noi gli parliamo abbiamo un effetto più tranquillizzante sul nostro calciatore. La determinazione invece incide nel rapporto con la dirigenza. Quando facciamo delle richieste, avere un alto valore in determinazione ci permette di ottenere un esito positivo. Dunque, queste sono le nostre caratteristiche attuali, però possiamo ulteriormente migliorarle perché noi abbiamo il patentino B continentale e non è il massimo. Vediamo come si fa normalmente a migliorare le caratteristiche allenatore, quando non si parte chiaramente con un patentino massimo. Andiamo su profilo e poi clicchiamo su comincia il corso per il patentino. A questo punto inizia il dialogo con Giulini, il nostro presidente, che ci dà il buongiorno e noi gli chiediamo di finanziarci questo corso, cliccando qui. E lui ci dice, siamo d'accordo e quindi ti finanziamo, grande Giulini! Perfetto, possiamo andare anche in posta in arrivo e valutare il tutto. Alessandro Laurino studia per il patentino, chiaramente non è una cosa che sarà immediata, ci vorranno dei mesi, ma quelle caratteristiche miglioreranno. Prima di farvi vedere tutti gli acquisti e cessioni che ho già fatto, perché chiaramente sono andato avanti, non sono stato con le mani in mano rispetto al primo episodio che vi ho fatto vedere, facciamo un'offerta a un bel terzino che mi avete suggerito voi, che non si dica che Lucullus non ascolta i feedback. Il signor Manuel Del Vecchio mi ha detto, oh Lucullus, e piglia il mio pupillo, il signor Vagnoman. Subito, lo conoscevo già in FM19, mi piaceva, apprezzo il tuo consiglio e compriamo questo terzino. Andiamo a vedere come si fa, come Lucullus fa gli acquisti. Joshua Vagnoman è un profilo molto interessante perché nonostante abbia solo 18 anni ha diverse caratteristiche interessanti che ora andremo a vedere nel dettaglio. L'accelerazione è già buona ma migliorerà ancora di più, velocità 16 è eccellente, ha una struttura fisica incredibile perché è alto 1,87, pesa 86 kg, ha 14 in forza e 12 in massima elevazione ed è una cosa veramente incredibile per un terzino. Questo però spiega un po' anche quell'agilità di solo 10, perché insomma è proprio enorme, è un titano, ma migliorerà anche in agilità. Mentalmente spicca solo il coraggio a 15 e l'impegno a 14, che sono caratteristiche importanti, però mi deve migliorare assolutamente anche in gioco di squadra, in freddezza e in posizione e intuito, perché vorrei utilizzarlo come esterno invertito. E come esterno invertito queste caratteristiche sono un po' bassine, però di sicuro miglioreranno. Certo, quella determinazione solo a 11 significa che il ragazzo non è che ci mette proprio tutto se stesso per allenarsi, quindi dovremo sfruttare il tutoraggio per tenerlo con la testa sul campo d'allenamento.
E facciamola quindi questa offerta che abbiamo promesso a Manuel su Joshua Wagnerman. Andiamo su offerta, non gli offriamo nulla all'inizio, posticipiamo l'acquisto, ma tanto lui è un giocatore che non costa di base tantissimo. Quest'anno hanno migliorato la fase di mercato perché difficilmente una squadra ti spara alto, a meno che quel giocatore non sia importante per i loro piani. Lui costa 1,5 milioni, io gli offrirò, provo, intorno ai 5 milioni e qualcosa. Hanno accettato 5,75 milioni, siamo andati benissimo, c'erano due club interessati, finalizziamo e speriamo che il ragazzo accetti quello che sarà il nostro contratto. L'offerta del Cagliari è stata accettata. Il nostro direttore sportivo ci dice: guarda Lucullus, che Wagnerman è interessato molto a venire da te, però vuole uno stipendio tra 1,1 milioni e 1,5 milioni. Si aspetta di non essere considerato subito come importante, quindi come astro nascente sì, ma si aspetta che poi più in là giocherà di più. Ce lo fa capire, insomma, che vuole una promessa per giocare di più in futuro, ce l'ha scritto qua. Avviamo i negoziati. Come potete vedere, quest'anno è cambiato qualcosa quando si tratta con i giocatori. Prima c'è una fase in cui dobbiamo stabilire delle promesse e poi si va a trattare da un punto di vista economico l'ingaggio. Come sempre dobbiamo stabilire però uno status nella rosa subito e poi però dobbiamo vedere se ci sta bene quelle che sono le richieste per le stagioni successive, dove il signor Wagnerman vorrebbe giocare nella nostra squadra almeno un po'. Poi vorrebbe nella stagione 21-22 addirittura diventare un elemento fondamentale. Perché si accontenta di giocare solo un po' nella prossima? Perché all'inizio lui preferirebbe addirittura andare in prestito subito dopo l'acquisizione da parte del Cagliari. Noi non lo manderemo in prestito, lo faremo giocare, ma lui non dispiacerà perché praticamente gli facciamo saltare il primo anno di pausa. Sempre in questa schermata possiamo valutare un'altra variabile, ovvero quella della pazienza. Questa ci fa capire che il procuratore di Wagnerman è disposto a trattare, quindi possiamo fare alcune controfferte rispetto a quelle che saranno le richieste che ci farà il procuratore da un punto di vista economico. Finalizziamo le promesse, ora possiamo avviare i contratti e, attenzione, all'inizio non ci fa qualche richiesta, aspetta che noi facciamo la prima mossa. Chiediamo chiaramente al direttore sportivo qualcosina che però non funziona. Noi sappiamo che come stipendio vuole tra 1,1 milioni e 1,5 milioni, quindi questo 300.000 chiaramente lo potrebbe irritare nonostante la sua elevatissima pazienza. Qui Carli ha fatto questa proposta perché? Perché chiaramente l'impatto sul budget sarebbe già eccessivo, così come l'ha proposto Carli, perché abbiamo già saturato il monte ingaggi, quindi dobbiamo modificare assolutamente il budget per poter offrire di più al nostro signor Wagnerman. Aggiusta budget e spostiamo il denaro, alcuni milioni dai trasferimenti agli ingaggi. Lui prenderà 1,5 milioni massimo, quindi qua dobbiamo arrivare intorno ai 59 milioni. Ci fermiamo qua, abbiamo spostato giusto un poco, andiamo su conferma. Adesso però togliamo le cose che non mi piacciono, ovvero gli aumenti dello stipendio in base alle partite. Poi togliamo anche questo 5% sull'aumento annuale di stipendio, perché chiaramente non voglio che il contratto impatta sugli anni successivi. Questa è una cosa nuova. L'anno scorso, se noi mettevamo un aumento annuale molto alto, ad esempio del 50%, questo non impattava subito, però adesso la dirigenza si è fatta furba. Se noi mettiamo il 50%, aumenta l'impatto del contratto sulla nostra società, perché sin dall'inizio loro valutano gli aumenti di stipendio, quindi non possiamo fare i furbacchioni e tentare di utilizzare troppo questo bonus. A me comunque non piace, lo levo proprio. Poi, e soprattutto, se cliccate su rimuovi ed escludi, non ve lo richiederà più in una seconda trattativa. Dopodiché vado anche su riduzione dello stipendio, perché questo gli piace, lui non vuole questa possibilità, quindi io gliela tolgo. Bonus alla firma, io lo abbasso addirittura a 100.000. Anche quando i giocatori mi chiedono intorno ai 2 milioni, io lo metto sempre 100.000, perché preferisco risparmiare, non togliere soldi importanti al budget dei trasferimenti sin da subito con questi bonus eccessivi. Quelli però delle commissioni dell'agente le pago esattamente quanto mi richiede il procuratore, perché non voglio infastidirlo. Adesso aumentiamo lo stipendio. Siccome non voglio infastidirlo, gli metto 1,19 milioni. Proviamo così.
Ok, non l'abbiamo infastidito perché la sua risposta, come potete vedere, è ancora un bianco su un nero. Quando ci sta uno sfondo giallo a questa sua risposta del procuratore, significa che si è irritato e o accettiamo quelle che sono le richieste o va tutto in brodo di giuggiole. Qui non possiamo permetterci la commissione dell'agente in base alle nostre condizioni economiche. Abbassiamo questo a 130. Già così potrebbe andar bene, ma a me non piace pagare questi 500.000, quindi abbasso a 100.000 e propongo questo contratto abbassando anche questo 1,3 e passandolo a 1,27. Proponiamo questo. Attenzione, il procuratore di Wagnumen ha accettato tutto tranne questo bonus alla firma che io abbasso puntualmente a 100.000. Proponiamo così. Ha accettato. Questo bonus il procuratore tendenzialmente tende ad alzarlo, però in realtà è molto trattabile come caratteristica, come lo era già in FM19. Concludiamo l'accordo. Siccome mancano alcuni giorni affinché la trattativa di Wagnumen vada a buon fine e devo anche ancora terminare l'acquisizione di alcuni membri dello staff, ho deciso di lasciarvela come sorpresa per il prossimo episodio, dove, non vi preoccupate, giocheremo almeno due partite. Ve lo lascio decidere a voi. O facciamo episodi con tre partite, un giorno sì e un giorno no della settimana, e si aggireranno intorno ai 30 minuti, oppure facciamo un episodio al giorno dove vediamo ben due partite, però abbassiamo drasticamente il minutaggio e cerchiamo di stare intorno ai 20 o addirittura sotto i 20. Decidetelo voi, fatemelo sapere nei commenti. Intanto, adesso, andiamoci a vedere i trasferimenti. Clicchiamo su trasferimenti, qua chiaramente ci sono ancora quelli in atto. Quelli in entrata prevedono appunto Wagnumen, Rogue che è stato già stabilito dalla società, e Arabizze che sto trattando perché e Georgiano è molto forte, ve lo faccio un attimino vedere in maniera sintetica, è molto forte soprattutto dal punto di vista tecnico, però purtroppo essendo extracomunitario non potrà giocare, non potrà essere registrato quest'anno, quindi se lo prendo devo mandarlo subito in prestito ed è una cosa che deciderete voi nei commenti. Poi, per quanto riguarda invece in uscita, Barella chiaramente verrà formalizzato definitivamente a fine anno, Pedro c'è un'offerta che ho rifiutato dell'Leicester di appena 12 milioni che non vale assolutamente quello che secondo me potrebbe valere Pedro, mentre Ann, che era un giocatore anche interessante, purtroppo se ne va alla Juventus, questo l'aveva già stabilito la società. Andiamo adesso a vederci la storia dei trasferimenti già conclusi, acquisizioni e cessioni. Ci sono 109 milioni già per quanto riguarda gli acquisti, 29 e mezzo per quanto riguarda le cessioni. Ma qualcuno potrebbe dire, Lucullus, ma come hai fatto a fare 109 milioni? Beh, perché ovviamente ho acquistato sempre a rate, quindi sarà nel prossimo anno e nei prossimi due anni che andremo a pagare tutti questi 109 milioni, che in realtà sono molti di meno perché bisogna anche togliere Nathan Nandez che è già andato a bilancio, quando si inizia la carriera con il Cagliari ci sta già, quindi è già stato pagato, così come è stato già pagato il signor Cristiano Oliva, che quindi vanno torti, quindi sostanzialmente dovete togliere da questi 109 ben 23 milioni. Il resto è stato fatto da me. Le cessioni invece le ho fatte tutte io e sono state tutte, per la maggior parte, già state incassate. Perché io acquisto in pagherò, ma voglio il cash quando vendo, mi sembra giusto. Ionita, Castro, Cepitelli e Birsa li abbiamo venduti abbastanza bene, più o meno intorno al valore del cartellino o poco di più. Mentre Cigarini, Clavan, Pisacane, Ragazzo, Rafael sono stati venduti a prezzo più basso rispetto al valore del cartellino perché non mi servivano, erano molto vecchi e non potevo tirare troppo la corda quando mi venivano fatte offerte. Andiamo a vedere gli acquisti. Partiamo con Emil Audero, preso dalla Sampdoria per quasi 19 milioni in pagherò. Qualcuno potrebbe dire, Lucullus, ma tu c'avevi già Olsen in prestito, c'avevi già Cragno. Sì, è vero, ma Cragno è rotto per tanti mesi, quindi non sappiamo come torna. In più Olsen, se arriverà Cragno e starà bene, lo termineremo come prestito perché possiamo, abbiamo questa facoltà di terminare questo prestito. Se noi andiamo in centro di sviluppo e andiamo a valutare i prestiti, vedete che alcuni si possono terminare. Possiamo terminare volendo Pellegrini, possiamo terminare Nainggolan che non faremo e possiamo terminare Olsen. Ma ripeto, Olsen terminarlo adesso non avrebbe senso perché abbiamo giusto tre portieri e non ha senso averne di meno. Torniamo indietro. Emil Audero è un giovane portiere di 22 anni, quindi ha ancora un paio d'anni dove può crescere benino, ha comunque un bel potenziale ed ha autorità in area 16, comunicazione 15, quindi sa coordinare la linea difensiva. Questa per me è una cosa fondamentale. In più ha
ottimi valori in riflessi 16 e in agilità 14, che sono due valori fondamentali per qualsiasi tipo di portiere. Perché, come sapete, il portiere può essere sia il classico portiere, sia il portiere libero che partecipa di più giocando il pallone, passando la pala ai suoi compagni. Solo che qui bisogna migliorare i passaggi, che sono solo 10, e la visione di gioco, che è solo 8. Miglioreranno comunque. È un buon prospetto perché 1 contro 1, 15, incline alle uscite 16, e sono cose importantissime. Peccato che le pale alte sono solo sufficienti, eppure queste però sicuramente miglioreranno. Carisma 14 significa che questo giocatore nelle partite importanti non mi si scioglie, non mi commette errori. Certo, bisogna aumentare ancora di più la concentrazione e la freddezza. Pietro Pellegri, un mio pupillo che ho portato anche nella serie del Chievo l'anno scorso e ci ha fatto vincere la Coppa dei Campioni, me lo sono comprato anche quest'anno. In realtà non ha giocato tantissimo l'anno scorso nella realtà, perché se noi andiamo su storia vediamo che ha fatto a malapena 3 presenze e un gol in Ligue 1. Però ha ancora dei valori molto importanti. Io temo che gli abbiano abbassato un po' il potenziale massimo, spero non sia così, perché l'anno scorso era qualcosa di stratosferico, dopo 2-3 stagioni era già un giocatore fantasmagorico, però comunque parte bene. Lui chiaramente farà con noi il centravanti, anche se deve migliorare chiaramente accelerazione e velocità, ma a 18 anni vanno benissimo adesso. C'ha senza palla anche sufficiente, tecnica, dribbling e controllo palla e colpi di testa sono sufficienti, questi miglioreranno sicuramente. Finalizzazione 14 è tanta roba per la sua età, soprattutto perché ha forza, massima elevazione, che uniti a 1,88 e 80 kg di peso significa che questo qua è pericoloso non solo coi tiri, coi piedi, ma anche con i colpi di testa. Come skill purtroppo ha solo tenta e tiri di prima. In questo anno gli insegneremo tante cose, tra cui il tiro piazzando la palla appena migliorerà la tecnica e battere la trappola del fuorigioco appena mi miglioreranno le doti atletiche, perché sono un po' bassine. Passiamo a Emanuel Vignato, altro pupillo personale che compravo spesso e volentieri nelle carriere l'anno scorso e che chiaramente abbiamo utilizzato spesso nella carriera col Chievo. Quasi 12 milioni, vediamo Emanuel Vignato. Controllo palla 13, cross 12, dribbling 13 e passaggi 12 sono valori già sufficienti, già più che sufficienti per l'età, che miglioreranno ulteriormente e soprattutto vengono rafforzati da quella tecnica 14 che incide esattamente sia sui passaggi, sia sui dribbling, sia sui cross, sia sul controllo palla che sulla finalizzazione, che pure è 12. Questo è chiaramente un giocatore che deve giocare sulla tre quarti. Mi sarebbe piaciuto metterlo come esterno di sinistra, soltanto che mi mancano gli esterni di sinistra e quindi probabilmente giocherà a destra. Perché volevo metterlo sulla tre quarti di sinistra? Perché se utilizzate degli attaccanti esterni che vi vanno a tagliare verso il centro e hanno un piede opposto rispetto al lato in cui inizialmente partono, con il taglia verso il centro è sicuramente un plus, come ricordava benissimo in un commento del video precedente il signor Francis Cole, che ringrazio pubblicamente per i complimenti anche qui in questo secondo episodio. È un bel giocatore offensivo Vignato, perché si sa muovere bene sul campo di gioco anche quando non gestisce lui la palla direttamente, grazie a quel senza palla 14 e intuito 13, che come vi ricordo sempre sono due statistiche che vanno a braccetto soprattutto per i giocatori d'attacco. Tra l'altro ha fantasia 17 e determinazione 14, quindi vuol dire che non solo sa anche giocare il pallone in maniera intelligente, ma soprattutto si allenerà bene grazie a quella determinazione. E questo è fondamentale perché lui è molto giovane e deve migliorare ancora tanto, nonostante sia già interessantissimo già adesso. Qualità fisiche, 14 in accelerazione, 14 in agilità. Molto buono come partenza, potranno sicuramente migliorare. Peccato per quella velocità che deve drasticamente migliorare. Anche la resistenza deve migliorare, però quando un giocatore è più vicino alla porta e mi va a tagliare e non mi fa il lavoro dell'ala, che invece quello sì che è dispendioso, può permettersi una resistenza un po' più bassa. Come caratteristiche ci approva finte e mosse a sorpresa per scartare l'avversario. Questa credo che sia una skill nuova, perché non me la ricordo in FM19, forse mi sbaglierò, ma non mi ricordo proprio che ci fosse. L'ho vista anche in altri giocatori quest'anno, ad esempio c'è la Paul Pogba, quindi mica un giocatorino così. Paul Pogba è il miglior centrocampista del gioco. Poi c'è anche taglia all'interno di entrambe le ali e questa mi piace molto. Ezequiel Palacios per quasi 10 milioni da River Plate è sicuramente un prezzo basso per quello che sarà questo giocatore, però l'anno scorso devo dire che acquistare dall'Argentina era ancora più economico. Non mi lamento, anzi è meglio che sia così, però questo dovevo prenderlo per forza perché io adoro Ezequiel Palacios, ha delle statistiche fantasmagoriche, ma soprattutto ci permette di elevare le doti di palleggio del nostro centrocampo.
come vi avevo fatto vedere nell'episodio scorso, quando avevamo analizzato il rapporto squadra, i nostri centrocampisti di base, che stanno già nel Cagliari, sono giocatori dinamici, giocatori che possono svolgere il ruolo di centrocampisti di quantità. C'è anche qualche mezzala, in realtà la vera mezzala è Nainggolan soltanto, però mancavano giocatori capaci di pensare a centrocampo. Questo giocatore fa proprio questo: visione di gioco 15, tecnica 15, passaggi 16, controllo palla 15, decisioni 14, determinazione 15, fantasia 14. Sono tutti valori fondamentali per un regista, e infatti lui è proprio un regista. Come può giocare di regia? O regista retrato o regista avanzato. Come regista avanzato mi deve però migliorare assolutamente l'agilità, perché altrimenti è un po' bassina. Idem con Patate per quanto riguarda il discorso della finalizzazione, che è ancora un po' bassina. Come regista retrato invece dà sicuramente di più, almeno all'inizio, perché c'ha una marcatura che, anche se non sufficiente, sta comunque diventando un valore interessante, o diventerà un valore interessante nell'immediato grazie all'allenamento nei prossimi mesi. William Trost-Ekong dall'Udinese per 7,5, quindi a prezzo quasi di cartellino. Di base il prezzo di Ekong, se non mi sbaglio, è di circa 7 milioni quando si inizia ad avviare FM20 per la prima volta. È un giocatore nigeriano, ma non occupa lo slot di extracomunitario perché ha come altra nazionalità quella olandese, che quindi è sicuramente importante in Italia. Come difensore centrale, e non come difensore che imposta, perché chiaramente non lo può fare, a differenza di quanto vi dice il gioco, perché visione di gioco 7, passaggi 10... è assolutamente improponibile in questo ruolo, però è un buon difensore centrale, secondo me molto sottovalutato. Guardate che statistiche mentali che ha, che ci serviranno per fare anche tutoraggio con giocatori più giovani. Noi abbiamo già Valukiewicz e abbiamo anche un altro giocatore che vi farò vedere. Aggressività 14, buona. Carisma 14, quindi significa che non mi crolla, non mi si scioglie nelle partite importanti, rimane concentrato, ha coraggio. Decisioni 14, determinazione 14, freddezza 14, questo è un valore fondamentale per i difensori centrali. Intuito 15, posizione 14. Questo, ripeto, è un profilo molto molto interessante, e non è finita qui, perché ha una struttura fisica invidiabile. È alto 1,91, pesa 82 kg, quindi non lo spostate. C'ha forza 15, massima elevazione 15, questo ci servirà tantissimo grazie anche a quei colpi di testa nei calci d'angolo, sia offensivi per andare a segnare sul primo palo, sia sui calci d'angolo difensivi per immolarsi contro gli avversari e non farli tirare con tutta la libertà che potrebbero voler avere. Gabriele Corbo, sicuramente questo è stato acquistato come un prospetto futuro, c'ha 19 anni, determinazione 12, non è bassa ma non è nemmeno altissima, qua col tutoraggio sicuramente lo faremo migliorare. Colpo di testa 12, contrasti 12, marcatura 13, intuito 12, posizione 12, aggressività 11, freddezza 12. Sono tutti valori che devono drasticamente migliorare, altrimenti questo di base non è un giocatore che può giocare in Serie A per chi punta alle posizioni molto alte in classifica. Però è un giocatore, ripeto, molto giovane che migliorerà. Devono diventare tutti 14-15, parliamoci chiaro. Non so quanto tempo ci vorrà, almeno un anno servirà per farlo crescere. Quindi l'ho acquistato per il futuro. Lo faremo giocare in Coppa Italia, nelle partite più semplici, in maniera tale che un minimo di rodaggio già quest'anno lo avrà. Forza 13 e massima elevazione 12 invece sono già valori più che sufficienti, perché lui è alto 1,86 e pesa 77 kg, quindi insomma la struttura fisica ci sta. Tra l'altro ha 12 in accelerazione, 13 in velocità, è già pronto per le difese alte, almeno come schieramento. Arnor Sigurdsson. Questo è un giocatore che io ho comprato per giocare sulla tre quarti di sinistra a piede destro, quindi invertito rispetto alla posizione in cui giocherà, e quindi sarà un plus quando gli insegneremo di tagliare verso il centro. Credo di aver fatto uno dei miei colpi migliori da quando gioco a FM, perché guardate qua, l'abbiamo pagato veramente 4 spicci, ma soprattutto è strano che il CSK Mosca l'ha venduto a 3,9. Perché ha fatto una plusvalenza veramente ridicola e soprattutto l'aveva comprato solo l'anno prima. Devo dire che quest'anno, almeno forse perché siamo nella beta, succede che anche i giocatori appena acquistati o acquistati da poco, le squadre tendano a venderle. Quindi non so se è una scelta di game design degli sviluppatori di cambiare appunto il mercato, oppure la beta funziona un po' così per quanto riguarda queste situazioni. Perché di base l'anno scorso questo non me l'avrebbero mai venduto per così poco, né tantomeno subito. È un giocatore molto interessante perché, nonostante abbia solo 20 anni e si allenerà bene perché c'ha 14 in determinazione,
possiede già 14 in tecnica, che come convignato, quando ve ne ho parlato, mi va a rafforzare i passaggi a 13, la finalizzazione a 13, il dribbling sempre a 13 e il controllo palla a 13. E già di per sé controllo palla e dribbling vanno a coppia, quindi è una struttura iniziale molto interessante, anche perché senza palla 14 e intuito 14 significa che il giocatore sa come muoversi quando il pallone non lo gestisce lui, quindi sa dove deve andare e sa utilizzare un tempo giusto per andare a giocare in avanti il pallone e andare anche a rete, perché insomma la finalizzazione è alta. Certo, i cross non li sa mettere quelli alti, ma noi non giochiamo con i cross alti, ma giochiamo con quelli bassi, quindi siamo a posto. Concentrazione 14 e freddezza 14 sono dei valori fondamentali soprattutto per i giocatori d'attacco e di difesa, quindi lui che è un esterno d'attacco ne beneficerà tantissimo, soprattutto perché ha agilità 15 e accelerazione 15, quindi è un giocatore di grande movimento, di strappi nel breve. La velocità deve assolutamente migliorare. La resistenza 12 non è un problema per chi gioca davanti, perché vuol dire che deve fare pochi chilometri. Certo, non può fare l'ala, perché l'ala deve fare un grande movimento e una resistenza di 12 lo stancherebbe troppo presto, prima del termine della partita. Quindi lui è assolutamente un giocatore che deve giocare sulla tre quarti. Francisco Trincao, dal Braga B, 4 milioni e mezzo, portoghese. Questo è un giocatore che cresce benissimo, lo sappiamo, già da FM19, ed è uno dei miei pupilli di FM19. Non potevo non comprarlo. Giocatore fantastico, anche lui lo utilizzeremo sulla fascia, però stavolta quella destra, visto che lui ha piede preferito sinistro e mi andrà a fare i tagli quando gli insegneremo tante piccole skill che qua un po' mi mancano. La struttura fisica è molto buona perché è ancora più alto del giocatore di prima, è alto 1,84, pesa un po' di meno, 73 kg, ma è comunque un peso buono. Tra l'altro c'ha più forza di Sigurdsson, però un po' meno in contrasti, ma fisicamente sta messo un po' così, perché io vorrei una maggiore accelerazione, una maggiore agilità e una maggiore velocità, ma lui c'ha 19 anni e migliorerà tantissimo. Questo tra l'altro è un profilo molto trasversale, perché volendo potrebbe fare anche il regista avanzato, nonostante qui becchi un cerchietto rosso che non mi trovo assolutamente d'accordo. Perché? Perché lui ha visione di gioco, ha tecnica, ha dribbling, controllo palla, fantasia. Certo, deve migliorare un po' i passaggi, ma sono a 13, non è che stiamo parlando di un valore intorno a 10, quindi è sicuramente un giocatore che può giocare in questa zona di campo. Dovessimo cambiare, anche se in questa zona di campo vi farò vedere un ulteriore giocatore che è ancora meglio di lui. Noi Trincao lo metteremo come esterno d'attacco, di sicuro. Lovromaier, comprato per 4 spicci dalla Dinamo Zagabria. Qui devo ringraziare Gabriele, non perché non conoscessi il giocatore, perché lo conoscevo già e lo conosciamo in tanti perché è un giocatore fantastico, ma perché mi ha detto subito: Lucullus, vallo a prendere che te lo danno per 4 milioni. Ed è veramente regalato, guardate che statistiche che c'ha. Questo è un altro giocatore di pensiero che come Palacios ci migliora proprio le qualità di palleggio che ci mancavano a inizio gioco. Visione di gioco 16, tecnica 17, passaggi 15, dribbling 15 e fantasia 15, unito a quell'agilità 15, questo ci fa capire che è proprio il prototipo di regista avanzato che serve ad una squadra se vuole utilizzare chiaramente questo ruolo qui. Certo, contrasti sono molto bassi, forza è bassa e velocità è bassa, che vuol dire che non può giocare qui, almeno non all'inizio, perché si deve un po' rafforzare in queste tre caratteristiche che vi ho appena menzionato. La determinazione è solo a 11, non è un pessimo valore, ma bisogna assolutamente sfruttare il tutoraggio anche per Lovromaier, perché altrimenti non mi tira la testa giusta sul campo. Rigori 16, e qui vengono potenziati dalla tecnica, certo influisce anche la freddezza e qui deve assolutamente migliorarmi, però lo farà sicuramente, è ancora giovane e migliorerà. Ma quello che è davvero interessante è calci piazzati 14, perché lui è un piede sinistro. E io vi avevo detto nello scorso episodio che non avevamo calciatori di punizioni col piede sinistro. Andiamo a vedere le tattiche e andiamo sui calci piazzati. Adesso, oltre a Lico Giannis, abbiamo il signor Lovromaier e lo metteremo ovviamente come principale, se me lo fa fare. Perfetto, abbiamo risolto anche un bel problemino. L'ultimo acquisto di cui vi parlo è quello di Sebastiano Esposito, preso dall'Inter per 2 milioni e 3, ma questa cifra non l'abbiamo concordata direttamente con l'Inter, ma viene dovuta pagare all'Inter perché chiaramente l'ha fatto crescere. Sebastiano Esposito si può comprare per questa cifra perché all'inizio, essendo un 17enne, non ha un contratto professionista, almeno l'Inter non gliel'ha fatto, non è che è una cosa che vale per tutti i 17enni, dipende se appunto hanno già o meno un contratto da professionista.
Quindi abbiamo trattato direttamente col giocatore, gli ho offerto già 678.000, non volevo perderlo. Questo sicuramente mi darà tante soddisfazioni, sia in un attacco a due che anche come esterno d'attacco. Lui è un naturale piede destro, potremmo eventualmente metterlo come esterno d'attacco sulla sinistra, ma è chiaro che lui è una punta, però deve migliorare ancora tanto. Non può giocare da unica punta, almeno all'inizio, secondo me, perché non ha coraggio. Io ho valutato questa caratteristica soprattutto negli FM, in FM19, e mi sono reso conto che quando mettevo una punta da sola che non aveva coraggio e non aveva aggressività, faticava tantissimo in zona gol. Quindi lui mi deve migliorare sicuramente in queste caratteristiche, però in un attacco a due sicuramente può giocare e io lo proverò, ripeto, anche come esterno d'attacco, perché senza palla un minimo ce l'ha, tra l'altro un minimo in accelerazione e velocità ce l'ha, quindi secondo me lo può fare. Non potrà giocare mai come ala perché insomma la resistenza è bassa, ma soprattutto è un giocatore offensivo e non un giocatore difensivo. Tecnica 12 sicuramente è un po' pochina, ma migliorerà. Passaggi 11, finalizzazione 13 non è poco. Dribbling 12, controllo palla 13, quindi insomma ha già gettato le basi per diventare un bel campioncino. La freddezza è interessante, la determinazione 16, che vuol dire che si allenerà molto molto bene. Sono molto contento di questo acquisto ed è per questo che lo sposterò subito in prima squadra. Dunque, siamo arrivati finalmente alla fase conclusiva di questo video. Noi ci vedremo sicuramente per il prossimo con Spal e Inter, o al più Spal, Inter e Brescia, se vorrete un episodio lungo, questo me lo farete sapere nei commenti a questo video. Mentre la partita di terzo turno di Coppa Italia Team contro Pescara o Potenza, me la giocherò da solo perché sarà una partita veramente troppo semplice, dove metterò tra l'altro anche le riserve per tenerle subito in caldo. Bene, il video termina qui. Buon salvone a tutti, buon proseguimento, al prossimo video e forza Castellu!